Ciao a tutti, oggi faremo un esperimento sulle trasformazioni reversibili e irreversibili. Per il primo esperimento ci occorrono solo degli stampi per ghiaccio, dell'acqua e un congelatore. La prima cosa da fare quindi è prendere i nostri stampi per ghiaccio, per poi riempirli con dell'acqua. Dopodiché occorre posizionarli nel congelatore. Dopo circa un'ora possiamo estrarre i nostri stampi del ghiaccio dal congelatore e vedremo che finalmente si è formato del ghiaccio. A questo punto, per verificare se la nostra trasformazione sia reversibile o irreversibile, occorre lasciare per un po' di tempo i nostri stampi di ghiaccio contenenti il ghiaccio fuori. Ed ecco infatti che il ghiaccio ritornerà acqua. Possiamo concludere quindi che il passaggio di stato liquido-solido dell'acqua sia una trasformazione irreversibile. Per la nostra trasformazione irreversibile, invece, occorre solamente utilizzare un foglio di carta. A questo punto posizioniamo il foglio vicino a una fonte di calore affinché questo si bruci. Cosa accade a questo punto? Bene, come ho detto prima, essendo una trasformazione irreversibile, non sarà possibile tornare allo stato iniziale del sistema ed è per questo che del foglio rimarrà solo la sua cenere. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body.